dopo aver tanto girato da sud a nord, eccolo al centro qui a Roma al Teatro Brancaccio per la chiusura della campagna referendaria del No con l'ANPI. Sono contenta di poter passare la parola al presidente Carlos Muraglia. Carlos Muraglia, presidente nazionale dell'ANPI, in diretta Radio Articolo 1, ampinazionale.it, Patria Indipendente. Grazie, devo cominciare con una confessione. Non tutti mi conoscono da vicino e non molti sanno che io sono apparentemente freddo di giorno ed emotivo di notte, col risultato che sono molte notti che ogni tanto mi sveglio pensando a un Brancaccio vuoto, un teatro che non riusciamo a riempire. Arrivare oggi qui e trovarvi in tanti, venuti da tante parti d'Italia, finalmente mi ha riempito il cuore e mi lascerà dormire alcune notti tranquillamente. Perché, oltretutto, in questa vostra presenza c'è non solo il senso della partecipazione, ma una cosa che molti altri ignorano, poveretti, e non sanno: il piacere di incontrarsi, il piacere di essere compagni ed amici, il piacere di avere un senso di fratellanza, qualche cosa di forte che ci unisce, ci fa combattere anche le battaglie più difficili. Per questo sono felice. Vi ringrazio e ricordo che questa giornata si ricollega idealmente a quella dell'aprile 2014, quando ci siamo trovati con analogo entusiasmo, con analogo piacere al Teatro Eliseo e siamo stati i primi a lanciare un appello. Attenzione, qui si sta preparando qualche cosa di serio. Era l'annuncio delle riforme, era l'annuncio che ci stavano dando di una legge elettorale iniqua e l'abbiamo definito, gli abbiamo dato un titolo che alcuni hanno ritenuto eccessivo e pericoloso: è una questione di democrazia. Adesso è passato del tempo, siamo davanti a dei testi approvati dal Parlamento e dobbiamo dire che avevamo ragione. È una questione di democrazia. Le ragioni per quanto riguarda i contenuti della riforma del Senato credo che le abbia dette magnificamente, come suo costume, il professor Pace e non mi addentrerò su queste, perché già queste dimostrano che è davvero un problema di democrazia quello che dovremo affrontare votando sì o no il 4 dicembre. Ma c'è ancora qualcosa di più e lo voglio sottolineare, che ogni volta che nel redigere questa riforma si sono incontrati con il problema della partecipazione del rapporto con i cittadini e avrebbero avuto l'occasione per dire una parola veramente nuova, democratica, da aggiungere alle tante parole belle e democratiche che ci sono nella Costituzione, l'hanno scartata, come i cavalli fanno con gli ostacoli talvolta. Hanno pensato alla iniziativa popolare delle leggi. L'iniziativa popolare delle leggi nella Costituzione c'è, solo che accade che raccolte le 50.000 firme, le leggi arrivano in Parlamento e lì giacciono. Qual era il problema? Il problema era quello di stabilire finalmente in Costituzione una data certa in cui il Parlamento dovesse prenderle in considerazione, approvarle o no, ma approvarle. Lo hanno saputo fare per le leggi che interessano il governo, bastava dire la stessa cosa. Le leggi di iniziativa popolare, quando arrivano in Parlamento, devono essere decise in un senso o nell'altro entro 70 giorni, lo stesso termine che viene assegnato al Parlamento. Che cosa hanno fatto?
Da un lato il problema vero lo hanno rinviato ai regolamenti parlamentari e così en passant hanno moltiplicato per 3 il numero delle firme, che erano 50.000 e adesso sono diventate 150.000. Un bel modo di concepire l'incoraggiamento alla partecipazione dei cittadini. Avevano un altro tema. Si parlava di aggiungere anche in Costituzione il referendum propositivo. Lo hanno accennato, ma anche questo solo per rinviarlo a leggi ordinarie oppure ad altri strumenti, ma senza prendere una posizione precisa. C'era ancora un altro tema di democrazia, che era quello che manca nel nostro Paese un vero statuto delle opposizioni e delle minoranze. Si trattava di dare delle indicazioni. Che cosa si è fatto? Si è detto che il problema c'è e lo si è rimandato ai regolamenti parlamentari, dove sarà la maggioranza, quindi, a decidere quali sono i poteri delle minoranze. Ancora una volta una elusione. Gli è venuto in mente un tema per la verità già trattato dall'articolo 3 della Costituzione in modo molto importante e nobile, quello della libertà e uguaglianza e della parità, e dove già l'articolo 3 dice che la Repubblica è impegnata a rimuovere tutti gli ostacoli che rendono effettiva questa libertà. È venuta l'idea che si dovesse indicare qualche cosa per promuovere l'equilibrio nella rappresentanza. E cosa si è fatto? Primo, si è rimandato il problema a una legge ordinaria, senza prendere alcuna posizione. Secondo, lo si è messo sotto il titolo meno adatto, francamente, perché è il titolo che riguarda la limitazione dello stipendio dei consiglieri regionali. E adesso svilire un principio di democrazia addirittura a livello di una questione di stipendi è veramente il massimo che si possa concepire, perché questa è la concezione di democrazia. Non accade questo a caso. Come si costruisce un mostro creando un Senato che non potrà mai funzionare e che quindi finirà, se sarà passato, se promosso, per morire lentamente creando degli altri problemi, perché poi come si fa, se il Senato non funziona, a toglierlo di mezzo? Ci vuole un'altra riforma costituzionale? Ma questo non interessa. Ma poi si aggiungono anche queste altre cose che dimostrano un indirizzo effettivo, un indirizzo che è presente in tutto. È presente nel fatto che il governo si è fatto promotore in materia costituzionale e non sarebbe il suo compito, e ve l'ha detto benissimo il professor Pace, ma poi ha seguito i suoi lavori dando la convinzione, non la rappresentazione, del fatto che questo era un tema del governo su cui il governo impegnava tutto se stesso, tanto che è intervenuto in mille modi, e vi sono stati detti, anche inconsueti per una riforma costituzionale, dove non si abbreviano i tempi, dove non si mettono tagliole, dove si richiede riflessione e si richiede unità di intenti, e invece si è seguita una metodologia totalmente diversa da questa. Una riforma alla fine, oltretutto, fatta anche male. Si sono offesi quando qualcuno ha detto che è anche scritta male, ma è vero. È vero, è anche scritta male, tant'è che alcuni costituzionalisti, quelli che votano sì, un pochino se ne vergognano e ogni tanto nei loro scritti dicono sì, c'è qualche cosa di perfettibile, su questo punto si creerà forse un arruffio, ma poi si potrà aggiustare. In che modo? Con un'altra riforma costituzionale, ricominciamo tutto l'iter da capo, perché la prima volta non si era fatto centro e non si era scelta la strada giusta, e forse è anche il segreto che c'è in alcuni di quegli indecisi, quelli che si dichiarano indecisi, dei quali io ho l'impressione ogni tanto, scusate, sono impressioni maliziose forse, ma che siano indecisi, che hanno già deciso per il sì, ma un pochino se le vergognano. E allora non lo dicono, perché
A guardar bene, questa riforma è indifendibile, indifendibile nel merito, indifendibile nei contenuti, indifendibile per le modalità. E allora che si fa? Bisogna parlare d'altro. Difficile parlare di contenuti in questi termini. Allora bisogna parlare d'altro. E come si fa a parlare d'altro? Si stuzzica la pancia all'antipolitica, si strizza l'occhiolino a quelli che hanno in odio l'antipolitica, la politica, e in un certo senso sbagliano, perché dovrebbero sempre dire: abbiamo in odio questa politica, non la politica, perché la politica è il sale della democrazia e dovrebbe essere sempre chiaro a tutti che la politica è necessaria in un paese democratico come l'aria che si respira, ma deve essere una politica buona, non quella dei trasformismi, non quella della corruzione, non quella di 200 e più parlamentari che cambiano casacca in una sola legislatura, non quella che al Parlamento fa col voto segreto salvare alcuni dalle aspettative della magistratura che li vuol mettere giustamente sotto processo, non quella di tanti atteggiamenti che sono quelli che allontanano i cittadini invece che avvicinarli. Allora bisogna tentare questo, e siccome questo non basta, bisogna proporre dei ricatti. E questa campagna referendaria è stata un seguito di ricatti che sono cominciati in un modo forse mai finito. Il primo è stato quello dello stesso Presidente del Consiglio, il quale ha detto: se la riforma non passa, me ne vado. Era una forma di ricatto che in sostanza nascondeva anche un desiderio di plebiscito, ma era un po' come la questione di fiducia: quando non si sa come portare in porto una legge, si pone la fiducia e il ricatto è: o mandi a casa il governo o voti questa legge. E come sapete, in molte occasioni questo Parlamento ha preferito votare la fiducia e non mandare a casa il governo. Poi Renzi si è pentito, o lo hanno fatto pentire, qualcuno gli ha detto evidentemente: ma stai attento, perché se dici che se vince no vai via, poi vince no ti tocca andare via davvero. E allora ha cominciato a dire che aveva sbagliato, che non era così, ma non ha cambiato idea affatto, perché continua a usare il ricatto in un'altra forma. L'altro giorno ha detto una cosa che sembra diversa ma è la stessa, che lui non è disposto in ogni caso a fare il presidente di un governicchio, che è come dire ancora una volta: non proprio me ne vado, ma non sono disposto a restare se vince il no. E poi il ricatto della governabilità, del salto nel buio, gli interventi più o meno sollecitati di organismi stranieri, di cui alcuni sono spiegabilissimi, perché se alcune organizzazioni internazionali, alcuni istituti finanziari dicono che questa riforma deve andare assolutamente in porto, si capisce. È evidente che condividono una certa politica, come la condivide la Confindustria, e pensano che sia bene continuare così. Ma anche questo è un ricatto ingiusto, perché non è in questo modo che si risolvono i problemi della democrazia del nostro Paese. Noi siamo contrari a questo modo di impostare le cose. Siamo del parere che la Costituzione può essere modificata, lo dice l'articolo 138, ma riteniamo che debba essere modificata come hanno voluto i costituenti, e cioè con attenzione, cura e, se mi permettete questa che può sembrare una parola grossa, con rispetto della Costituzione. Con rispetto di una Costituzione che lasciamo perdere ogni forma retorica, ma sappiamo da dove viene e a chi è dovuta.
e sappiamo soltanto, lo dico in una formula solo, che se ha potuto verificarsi quel miracolo laico che è stata la ricerca di alcuni punti in comune per fare una Costituzione durevole nel tempo, tra tante persone di ideologie diverse, di provenienze diverse, il miracolo è avvenuto solo perché prima c'era stato l'antifascismo e c'era stata la Resistenza. E lì era maturata la convinzione che si dovesse, potesse trovare qualche cosa di unitario che creasse le premesse perché la nostra democrazia riconquistata diventasse salda e potesse resistere. Questa Costituzione, ricordiamolo qualche volta a chi finge di ignorarlo, in questo dopoguerra ci ha aiutato in momenti difficili. Questo dopoguerra ha visto in Italia scorrere fiumi di sangue. Ci sono delle stragi terribili, da Bologna a Brescia a Piazza Fontana. E dietro c'era lo zampino di qualcuno che voleva rovesciare la democrazia. Bene. È la Costituzione che ci ha difeso. È la Costituzione che è stata il nostro faro. È la Costituzione che ha ispirato alla fine l'esigenza di fare, con 2 anni di lotte dei lavoratori, uno statuto dei lavoratori che era una delle prime concrete applicazioni e che oggi con tanta disinvoltura e vorrei dire quasi con un certo accanimento viene un pezzetto alla volta smantellato. Per questo la battaglia referendaria è stata ed è importante. Per questo abbiamo fatto le nostre scelte ponderate. C'è ancora qualche sciagurato, anche iscritto all'ANPI, che scrive che ci abbiamo pensato poco, abbiamo preso questa decisione in modo affrettato. E viva Dio! Ci abbiamo pensato, ripensato, abbiamo discusso a lungo. E abbiamo ritenuto alla fine che bastava leggere l'articolo 2 del nostro statuto per capire che non potevamo far altro, non c'era altra strada. Che se non avessimo seguito quella strada non avremmo più avuto il diritto di ricordare i nostri morti. Questa è stata ed è la nostra ispirazione e questa è la ragione per cui tutta l'ANPI è scesa in campo. Abbiamo anche misurato la nostra decisione con l'unico metodo che non è quello dei giornali o di coloro che ci attaccano, ma è quello della democrazia. Abbiamo fatto dei congressi, tanti congressi in preparazione di quello nazionale. Al congresso nazionale abbiamo votato e alla fine il risultato è stato clamoroso. I famosi 347 voti sì per la linea che è stata prescelta e 3 sole astensioni. Io ho fatto il conto ad un certo punto che cosa valgono come rapporto proporzionale rispetto ai delegati, perché quelli erano voti certamente i delegati che rappresentavano ognuno un certo numero di valori. Potremmo dire le 3 astensioni, se erano non solo astensioni ma anche criptovoti contrari, avrebbero potuto rappresentare qualche centinaio di persone. Ebbene, e allora in una associazione pluralista può esserci il dissenso o no? Certamente può esserci, però lo si misura col voto, lo si misura nel congresso e una volta che si è deciso
si è deciso. E ci siamo mossi con determinazione su questa linea. Dobbiamo anche rispettare il dissenso, perché siamo un'associazione pluralista. Possiamo chiedere per cortesia a chi non è d'accordo di non fare atti apertamente, clamorosamente contrari alla linea che stiamo seguendo. Tutto qui, in tutti questi mesi, non c'è stato altro, non c'è stato nessuno, dico nessuno, che sia stato mandato a una commissione di garanzia. Non è che abbia avuto problemi disciplinari, nemmeno avviato un procedimento. E nonostante questo si continua a dire che siamo stalinisti, che siamo contrari al dissenso, a fermare, a tirar fuori dalla scatola magica questo o quel vecchio partigiano, dicendo che quello è il partigiano vero perché vota sì, perché tutti gli altri, voi che siete qui tutti, non siete partigiani veri o eredi dei partigiani veri perché votate no. E perché tutto questo? Perché a questo punto l'AMPI dà fastidio. Dà fastidio e preoccupa l'idea che sia in campo in questa battaglia un'associazione che è portatrice dei valori fondanti della Resistenza e della Costituzione. E allora bisogna attaccarla. Allora ci sono dei politici e delle politiche un po' da strapazzo che dicono ogni tanto delle frasi che io trovo vergognose, quelle di sfida, quella che dice: io sono una parlamentare, sono iscritta all'AMPI, che fanno? Mi cazzo, non mi hanno ricordato Fini quando lo gridava a Berlusconi, una frase del genere. Ma se è iscritta lo sa benissimo che nei nostri documenti c'è scritto che non puniremo né perseguiremo nessuno, che il dissenso è libero. Abbiamo chiesto soltanto un minimo di senso di appartenenza, ma ha bisogno di andare a un giornale a dirlo. E c'è... E c'è la raccolta che viene fatta ogni tanto di questi che sono favorevoli al sì, e in questo si distingue egregiamente quel giornale che una volta si richiamava addirittura a Gramsci, non perde l'occasione per pubblicare qualche nome di iscritti all'AMPI che dichiarano che votano sì. E ho detto: e allora lo sappiamo, saranno 100, saranno 200, siamo 124.000, viva Dio! E un pochino di differenza c'è. Noi abbiamo resistito anche a questi attacchi con fermezza. In un paio di casi abbiamo perfino dovuto ricorrere alle querele, perché quando è troppo è troppo. Quando un giornale come Libero dà al presidente dell'AMPI quasi dell'assassino, allora bisogna rivolgersi all'autorità giudiziaria. Negli altri casi abbiamo reagito con dignità, fermezza e compostezza, e abbiamo cercato di dare un esempio anche nella campagna elettorale, col nostro modo di farla, con le nostre scelte, con la nostra posizione ferma sul merito. E abbiamo lavorato intensamente per illustrare e spiegare il merito a tutti i cittadini, cercare di fare in modo che i cittadini fossero informati. Non abbiamo parlato d'altro, abbiamo parlato di questo, sapendo che avevamo contro, come è ovvio e ben si sa, il governo, il partito di maggioranza, una buona parte della stampa, molta parte delle televisioni, anche di quelle che fingono di essere imparziali, ma poi in realtà non lo sono per niente. E tuttavia siamo stati compatti e fermi, e di questo possiamo essere orgogliosi.
perché ci avviamo al momento conclusivo sapendo di essere rimasti sempre noi stessi, l'Ampi di sempre, quella fatta di combattività, di resistenza e, se ce lo permettono ancora, di memoria, perché noi ricordiamo bene. Perché sono morti tanti nella guerra di liberazione e soprattutto sottolineiamo sempre che non è vero che chi ha combattuto per la libertà, come si dice con una formula riassuntiva, combatteva solo perché voleva la liberazione dell'Italia dai tedeschi e dai fascisti, perché nell'ansia di tutti coloro che si sono impegnati c'erano due cose, non una sola, c'era la libertà e c'era la democrazia. E la prova è stata data nelle famose repubbliche partigiane, quando in aree ancora circondate dal nemico si sono creati i primi embrioni della democrazia in Valdossola, in tante altre zone, in tante altre località, e si è cominciato già a sperimentare in modo anche rudimentale la democrazia, pensando al futuro. E questo era il segno della volontà di coloro che combattevano, il segno che dovrebbe essere considerato con attenzione e con rispetto. Ed è questo il segno con cui abbiamo fatto una campagna referendaria, con le nostre bandiere, nei nostri modi, ma non isolati. Abbiamo avuto ed abbiamo non pochi amici di cui siamo orgogliosi. Abbiamo con noi oggi alcuni, forse i più importanti di questi amici. Abbiamo fatto molte cose con la CGIL, da quando la CGIL si è schierata, ne abbiamo fatte molte con l'ARCI e le abbiamo fatte in spirito di unità di intenti. Abbiamo lavorato e lavoriamo insieme, e ne è buon testimone il Presidente del Comitato per il No, il Professor Pace, con lealtà, amicizia e fermezza. Abbiamo lavorato molto con Libertà e Giustizia, ve lo ha detto Sandra Bonsanti poco fa, che oggi ha voluto partecipare a questa nostra manifestazione, io la ricambierò partecipando a quella che loro organizzano fra due giorni a Firenze. Non siamo isolati, e quando dicono allora e parlano di Accozzaglia ci fanno francamente ridere. Devono essere... davvero a corto di argomenti. Se non sanno che questa Costituzione, che è stata votata con l'85% dei voti, era composta di persone diversissime fra loro, che non si sono mai guardate in cagnesco per questo, ma hanno cercato, discutendo fino alla fine su ogni punto, ma cercando di trovare il punto di convergenza, per dare una carta della convivenza civile che fosse durevole nel tempo. Ecco, questo è lo spirito con cui noi abbiamo combattuto e combatteremo anche nei prossimi giorni, con molta intensità, perché diciamo che oggi è stato detto la manifestazione di chiusura, è la manifestazione di chiusura solo dal punto di vista formale, cioè volevamo una grande manifestazione dell'orgoglio dell'Ampi e dei suoi amici prima della conclusione della campagna referendaria, ma la campagna continua e nei prossimi giorni bisogna continuare, perché ci sono le iniziative, ci sono gli incontri, ma c'è soprattutto il contatto con le persone che conta, e non bisogna smettere mai di convincere o di cercare di convincere quelli che sono esitanti, quelli che dicono di sì al referendum ma un po' se ne vergognano, e facciamoli un po' vergognare e diciamoglielo anche
forte. Ma tu mi stai dicendo che non sai come voterai, ma hai proprio l'aria di uno che vota sì, e diciamolo chiaramente, e poi cerchiamo di portarli dalla parte del no, perché occorreranno tutti i voti. Guardate che in questi ultimi giorni sono anche pericolosi, perché ricorreranno ad altre cose. Vedete, fanno passare la legge finanziaria e altri provvedimenti, alcuni li vogliono passare con la fiducia in questi giorni, perché vogliono dimostrare che alcune cose le portano a casa, vogliono distribuire mance a tutti, vivi e morti, bambini o vecchi, con regalie, con doni. Mai che gli venga in mente di fare un progetto vero, perché da anni aspetto qualche cosa di concreto, che non sia il provvedimento singolare, occasionale, ma sia qualcosa che assomigli a un piano. E ci sarebbe anche una certa facilità a impostarlo, perché non hanno bisogno delle mie indicazioni per capire che in un paese nel quale l'articolo 1 dice che la Repubblica italiana è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, è una contraddizione insanabile il fatto che ci siano milioni di disoccupati, milioni di persone che non cercano il lavoro, e che nel 2015 35.000 giovani siano stati indotti ad andare all'estero. Che va bene che vadano anche all'estero se ci vanno volontariamente, ma non che siano costretti perché qui non trovano lavoro, occupazione o sbocchi professionali. Ecco, un bel piano del lavoro, una bella discussione con la CGIL, che il piano del lavoro ce l'ha, sarebbe stata una bella cosa, e sarebbe una bella cosa da fare, invece di rifiutare il confronto con i corpi intermedi o parlare talvolta con disprezzo del sindacato. Questa sarebbe già una cosa da fare. E di fronte alle mille sciagure che affliggono il nostro paese, come altri adesso, e che sono di per sé in parte inevitabili, almeno fare un piano per mettere in sicurezza il territorio. Visto che siamo in una zona sismica, pretendiamo almeno che si costruiscano le case, dopo che c'è stata qualche scossa, in maniera da resistere a quella successiva, e che non muoia ancora gente dentro le case che non sono attrezzate a questo fine, e che non accada che basti un po' di acqua in più perché ci sia un'alluvione che si porta via pezzi delle nostre città. E sarebbe un altro bel piano quello della messa in sicurezza del territorio, e sarebbe un altro bel piano ancora quello della messa in sicurezza dei nostri beni culturali. Sono le ricchezze che noi abbiamo, l'ambiente, le bellezze naturali, le bellezze culturali. Ecco, si vorrebbe un disegno di questo genere, invece che la previsione di elargizioni di mance o provvedimenti estemporanei e null'altro che questo. Ecco quello che noi vorremmo, ed ecco il tema su cui vorremmo confrontarci. Quando dicono: ma che succede se vincerà il no? Io continuo a ripetere che non succederà niente, nel senso che avremo certamente difeso la Costituzione da uno strappo, avremo impedito uno stravolgimento, e sarà già un bel successo. Ma forse avremo fatto qualcosa di più, avremo dato un alto là a questi tentativi reiterati di metter mano con tanta leggerezza alla Costituzione, avremo detto tutti insieme: ma basta, attuatela questa Costituzione, invece di continuare a pensare che deve essere modificato. Questi sono i veri problemi che dobbiamo spiegare ancora, anche nei prossimi giorni: quali sono le alternative, cosa ci aspetta, perché si deve votare no, e che cosa accadrà se vincerà il no. Potremmo anche dire cosa accadrà se vincerà il sì, perché lo sappiamo, che aumenterà l'orgoglio di chi amerebbe governare da soli, aumenterà la strafottenza e l'arroganza di chi pensa di avere il potere in mano, e continuerà
il liberismo sfrenato che tanto piace alla Confindustria, che infatti si è subito schierata su questo terreno. E non avremo nessuna prospettiva di affrontare seriamente i problemi a cui ho appena ora accennato. Questo è il tema. Facciamolo con forza, con cura, e permettetemi un suggerimento da persona anziana. Sento ogni tanto dire qualche accenno di pessimismo, dire ma con tutta questa forza che hanno, i mezzi che dispiegano, eccetera, come si fa? Beh, amici, compagni e compagne, non si affronta una battaglia con il pessimismo, si affronta con la volontà di vincerla. Perfino chi vuol vendere un aspirapolvere non si presenta nelle case dicendo ma lo venderò o no, ma si presenta dicendo questo è il miglior aspirapolvere del mondo. E noi che abbiamo il miglior aspiratore del mondo, perché abbiamo questa Costituzione, dobbiamo difenderla con orgoglio e spiegare a tutti che questa è la nostra salvaguardia, che il futuro dei nostri giovani è appeso al fatto che la Costituzione possa essere finalmente attuata. Se occorre aggiustata nel modo come dice l'articolo 138 nei punti che dovessero risultare necessari, ma non stravolta, perché le sue indicazioni sono di un valore e di un'importanza e di un'attualità estrema. Ecco allora la nostra conclusione anche per quest'ultimo periodo, ma c'è un'altra considerazione conclusiva che voglio fare. Non potremmo concludere questa bella giornata, questo bellissimo incontro, senza ricordare che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E lo dico no, non solo perché domani ci sarà una manifestazione e si pensa che si debba dare un'adesione, l'adesione c'è, totale dell'ANPI, ovviamente, ma anche per il fatto che è giusto che noi spendiamo anche una parola, perché anche su questo tema si annida il tema più grande della democrazia. Io sono convinto che il problema della violenza sulle donne sia un problema che chiama in causa non solo la supremazia di un sesso su un altro, non solo la potenza del sesso maschile, non solo qualche cosa che rende vittime le donne, ma qualche cosa che colpisce in qualche modo tutti. Una donna che viene bruciata viva è qualcosa che brucia noi stessi. È un problema di cultura, è un problema di umanità, ma è anche un problema di democrazia. È un problema di libertà e di uguaglianza. E dove c'è un problema di libertà e uguaglianza, l'ANPI deve esserci, e deve esserci in prima fila. Ecco perché concludo proprio con questo, perché su questo tema, come su altri, ogni tanto ci fanno le bucce, ci dicono ma voi dovreste occuparvi di memoria. No, ci occupiamo di molte altre cose in termini della democrazia, della Costituzione e quindi anche di questo, perché è un tema veramente importante, e lo facciamo per una ragione fondamentale, che pensiamo che sia l'unico modo che abbiamo, quello di essere fedeli alla Costituzione per essere degni della nostra storia, per essere degni delle nostre origini, per ricordarsi non con le cerimonie e con le corone, ma con la memoria attiva, quella che è dentro di noi, per ricordarci di quelli che hanno combattuto per la libertà, ai quali oggi tutti insieme dobbiamo giurare che le ragioni per cui hanno combattuto e la loro stessa esistenza saranno sempre con noi e non li dimenticheremo mai.
il presidente nazionale dell'ANPI Carlo Smuraglia. Tutto il teatro Brancaccio di Roma è in piedi ad applaudire, a ringraziare, a testimoniare la volontà di seguire le parole del presidente dell'ANPI. Con il suo intervento si conclude la manifestazione nazionale dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani per il no al referendum del 4 dicembre prossimo, e con questa manifestazione si chiude anche la staffetta per la democrazia che Radio Articolo 1 insieme a ANPI Nazionale e a Patria Indipendente ha realizzato in questi due giorni. Io ringrazio Marianna Lorusso, Ivana Marrone e Mauro De Santis che hanno consentito la staffetta e questa diretta. Grazie a tutti e buona serata. E c'è una chiusura che sarà senz'altro apprezzata, perché in questo momento chiudiamo come meglio.